Giusto in tempo per l'inizio del nuovo mese, Sony ha annunciato i giochi gratis con PlayStation Plus di aprile 2021. Un mese molto ricco, e non solo perché dal 20 di aprile anche Horizon Zero Dawn sarà gratis per tutti. E dopo che a marzo abbiamo avuto tra gli altri Final Fantasy VII Remake, ecco a voi i giochi gratis ad aprile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Seguito diretto di New and Tasty, Oddworld Soulstorm è già stato ufficializzato nelle scorse settimane come uno dei giochi che gli abbonati a PlayStation Plus avrebbero potuto scaricare ad aprile. Potremo dunque rimetterci al comando del coraggioso Abe ed affrontare una nuova missione verso la libertà. Stavolta il gameplay ci presenterà scenari a due dimensioni e mezza, dotati di una maggiore profondità rispetto agli episodi classici. Ma ci saranno anche altre novità, come ad esempio la capacità del nostro personaggio di difendersi dalle tante insidie presenti all'interno dell'ambientazione. Sviluppato da Band Studio ed aggiornato di recente con una serie di migliorie tecniche per i possessori di PlayStation 5, Days Gone ci mette nei panni di Deacon, un biker sopravvissuto al collasso della società. La diffusione di un misterioso virus ha infatti trasformato la maggior parte della popolazione in zombie feroci e famelici, e Deacon si guadagna da vivere offrendo i propri servigi e la propria moto alle fazioni dei sopravvissuti, affrontando via via le minacce che presidiano i territori al di fuori delle ultime città fortificate. Ultimo episodio della serie targata Rebellion, Zombie Army 4 continua il racconto di una seconda guerra mondiale alternativa. Questa, infatti, non si è conclusa con la sconfitta dei nazisti, bensì con un rituale con cui Adolf Hitler ha riportato in vita i soldati tedeschi deceduti, creando un inarrestabile esercito di non morti. Dovremo quindi recarci nell'ultimo territorio ancora non invaso dagli zombie, ovvero l'Italia, ed aiutare la resistenza a portare l'attacco definitivo alle truppe del terrore. Tutti questi giochi verranno sbloccati per gli abbonati dal 6 aprile e saranno disponibili fino al 3 maggio. In chiusura vi ricordo che fino al 5 aprile potrete ancora scaricare i giochi del mese di marzo, ovvero Final Fantasy VII Remake, Maquette, Remnant from the Ashes e Farpoint, mentre la PlayStation Plus Collection, pensata per i possessori di PS5, non ha ancora una data di scadenza. E voi che cosa ne pensate di questo mese su PlayStation Plus? E quali sono i giochi che vorreste aggiunti a maggio 2021? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.